Diciamo che la presentazione di questo evento, perché è un evento, è oramai alla settima edizione, è la Maratona del Matesanio, è un evento che sta crescendo di anno in anno, questo grazie soprattutto, vero è che c'è l'appoggio delle amministrazioni, l'appoggio della Federazione Ciclistica Italiana, tutto quanto, però grazie ad un gruppo di amici appassionati di ciclismo che hanno formato questa SD che porta lo stesso nome della manifestazione, che è la SD Maratona del Matesanio, quindi Aldo Di Palma e Claudio Venillo, che rappresentano un pochettino tutto il gruppo, perché non sono da soli, anzi ringraziamo e vorrei fare un applauso a tutti i ragazzi che lavorano prima, durante e anche dopo l'evento. Maratona del Matesanio che porta gioia santifica in un contesto ben preciso, non solo campano, perché è annoverata tra le medio fondo più importanti della Campania, vuoi per il percorso, vuoi per l'organizzazione, perché parliamo di amatori, no? L'amatore chi è? Anche io sono un amatore. L'amatore è colui che ha la passione del ciclismo, e incentivato invece di farsi la corsa a piedi o magari organizzare la partita a calcetto, va in bici, facendo dei sacrifici enormi, perché orari diversi, impegni economici, perché il ciclismo non è uno sport economico, anzi è il contrario, e quindi l'amatore va anche tra virgolette un attimino privilegiato. In che senso? Quando si organizzano queste manifestazioni, la prima cosa è pensare prima alla sicurezza della natura e poi allo spettacolo che si può dare, e la Maratona del Matesanio ha tutti questi requisiti. Quindi siamo giunti al settimo anno e sicuramente la vita sarà lunga, caro sindaco. Lei è la prima esperienza, quindi, però insomma, da primo cittadino, però conosce i retroscena che ci stanno dietro alla manifestazione. Quindi vorrei subito presentarvi gli ospiti. Parto dal fondo, cioè dal fondo del tavolo, attenzione, il presidente del comitato regionale Federazione Ciclistica Italiana, Giuseppe Cutolo. Buonasera. Anche perché la Maratona del Matesanio è sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Poi il presidente del CONI, il dottor Michele De Simone, buonasera. Poi abbiamo il dottor Imperatore Franco, il sindaco di San Potito Sannitico, insomma, che c'è il padrone di casa ufficiale, il padrone di casa del 35 e il padrone di casa di oggi, quindi sono diversi. Poi ci sarà il presidente del parco, l'avvocato Vincenzo Giffatti, buonasera. E il neo sindaco, quanti giorni sono? Da lunedì, proprio fresco, il neo sindaco di Gioia Sannitica, che è il dottor Gaetano Giuseppe. Allora, io comincerei proprio a dare la parola dal presidente del comitato provinciale della federazione, del presidente del comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Perché questa è una manifestazione che porta anche il comitato regionale a dei livelli importanti, giusto, presidente?